Bentrovata, buona domenica da Enrica Perucchietti, spero che tu abbia passato bene le feste. Ciao Enrica. Ciao, ciao Beatrice, buongiorno a tutti e buone feste anche a voi. Grazie, grazie. Naturalmente, come sempre, noi non parliamo tanto di Natale, ma andiamo ad indagare quelli che sono stati i fatti eclatanti di questi ultimi giorni. Beh, sicuramente fa parte di una festa un matrimonio, il primo matrimonio sul metaverso di una coppia americana. Di che cosa stiamo parlando? Allora, già che Facebook, WhatsApp siano diventati Meta e che quindi insomma abbiano aperto la strada al metaverso. Io partirei da qui, partirei da questa nuova realtà. Che cos'è? Sì, in realtà negli ultimi mesi, insomma, negli ultimi 2 anni c'è stato quasi un passaggio, un cambio di paradigma, dalla definizione aristotelica dell'uomo come animale politico-sociale a un paradigma completamente nuovo, perché causa lockdown, smart working, DAD e via discorrendo, siamo diventati praticamente degli animali digitali e virtuali. Più tutta una specie di, lo chiamo il feticcio dell'innovazione, cioè questa ossessione per tutto ciò che è tecnologico, che è innovativo, ha spinto molte persone ad abbracciare sempre di più questi paradisi artificiali del digitale e del virtuale. Come ben sappiamo, nelle ultime settimane si è parlato tantissimo di metaverso e quindi in qualche modo dell'ennesima accelerazione nel campo della realtà aumentata, della realtà virtuale, e ci sono stati due novelli sposi, una coppia, lei 52enne e lui 60enne, che si erano tra l'altro conosciuti durante una riunione dove erano presenti online con i loro due avatar, e si sono sposati attraverso una cerimonia ibrida, in parte in presenza e in parte online, dove i partecipanti si erano creati appunto degli avatar. Si sono sposati letteralmente nel metaverso con il cloud che è stato messo a disposizione dal capo dell'azienda in cui lavorano questi due nuovi novelli coniugi. Sì, che tra l'altro diciamo questa non è nemmeno una cosa nuovissima, insomma tu hai scritto anche di questo genere di situazioni, perché naturalmente si passa dal virtuale all'ologramma, alla second life, quindi a gestire proprio una seconda vita che non sia più quella fatta in carne e ossa. Sì, guarda, ne avevo già parlato molto in Cyberuomo e poi, insomma, negli ultimi anni in vari articoli, perché in realtà, per quanto la pandemia abbia accelerato, questo processo, portandolo a galla, però i semi, i germi di questa vera e propria rivoluzione, non soltanto culturale, ma anche antropologica, vengono da lontano. Soprattutto negli Stati Uniti, ma anche in Oriente, pensiamo soprattutto in Giappone, vanno tantissimo gli avatar, gli ologrammi, addirittura anche gli automi, gli androidi per il sesso. In Giappone si parla delle waifu, che sono queste, mogli, seconde mogli cibernetiche. In più, negli anni ci sono stati diversi personaggi che sono arrivati a sposare chi un ologramma, chi addirittura il proprio smartphone. Un caso particolare è quello di Akiko Kondo, che era nel 2018 35enne, e dopo una delusione d'amore ha perso la testa per Hatsune Miku. Hatsune Miku è una pop star molto famosa in Giappone, che ricorda tra l'altro un po' le eroine molto formose, con questi capelli colorati dei manga e degli anime appunto giapponesi. Peccato che non esiste in carne e ossa, quindi lei non è che esiste e però si è sposata tramite l'avatar. No, lei è proprio un ologramma e quest'uomo, 35enne, evidentemente un po' nerd, mai cresciuto, si è sposato questo ologramma, facendo tra l'altro molto contenta l'azienda che ha sviluppato questo tipo di tecnologia e che ha sponsorizzato
il matrimonio Hatsune Miku è molto famosa come pop star ologramma in Giappone. Tra l'altro anche il fenomeno di queste nuove pop star ologrammi va, insomma, sta prendendo sempre più piede. E come dicevo prima, però, ci sono anche quelli che hanno sposato dei videogiochi, lo smartphone, via discorrendo, così come già da diversi anni sta prendendo piede, insomma, il fenomeno abbastanza bislacco di chi sposa un oggetto inanimato. E ovviamente in questo periodo, se un oggetto inanimato ma è tecnologico, che sia appunto un avatar, un ologramma, uno smartphone o via discorrendo, e piace ovviamente di più. Quindi comunque è un processo che va avanti da diversi anni, che in qualche modo è scoppiato subito questa accelerazione durante la pandemia, per ovvi motivi, perché poi chiusi in casa tra quarantena e lockdown, le persone hanno fatto sempre più affidamento per la vita sociale alla tecnologia. Senti, come mai queste cose prendono piede in tutto il mondo, ma partendo dall'Oriente? Cioè, che cosa accade nei popoli orientali che sono spinti a fare questo tipo di cose? Vabbè, in Oriente, soprattutto in Giappone, c'è una, diciamo, un'ossessione per la robotica. Pensiamo che uno dei massimi sviluppatori di Android, il re, considerato il re dei robot, Hiroshi Shiguro, viene da lì. Tra l'altro hanno un tipo, diciamo, di bioetica, di etica che viene applicata alla robotica, che è completamente diversa dalla nostra, perché non si interrogano tanto sul tipo di impatto, di relazione e di reazione che può avere la robotica all'interno della collettività, quanto il fatto che i robot e quindi anche gli androidi devono avere delle fattezze il più umani possibili, e quindi vi è questo tentativo di renderli il più simili, tra l'altro, per esempio, alle eroine o agli eroi dei manga e degli anime, proprio perché vi è questa forma di riconoscimento all'interno del robot di fattezze umane. E vi è proprio una cultura alla base che è completamente diversa dalla nostra. E in ogni caso, secondo me, c'è tutto da studiare il tipo di cultura che da un lato è molto legata alle tradizioni, anche a tutto l'universo Shinto che troviamo nella letteratura, nei fumetti, nei cartoni animati e tutto il resto, ma dall'altro questo animo, quest'animo che è letteralmente proiettato verso il futuro, verso il progresso tecnologico. Da qui la realizzazione di tutti questi robot anche da compagnia, perché quando noi parliamo di robot pensiamo sempre anche all'automazione, pensiamo sempre che gli androidi sostituiranno l'uomo nei lavori, diciamo, quelli più automatizzati, quelli da catena di montaggio, anche quelli pericolosi. Invece non è assolutamente vero, ed è il pericolo che si annida proprio qua, nel senso che vengono già sviluppati, utilizzati dei robot per sostituire le badanti, le infermiere, vengono utilizzati per esempio nelle case di riposo, addirittura anche dei robot per esempio quadrupedi per sostituire gli animali e per far compagnia agli anziani. Quindi c'è veramente tutto un mondo che è molto lontano per adesso dal nostro, nel senso che noi siamo ancora indietro, grazie al cielo, da questo tipo di derive tecnologiche, che ovviamente ritroviamo poi nella Silicon Valley, perché per esempio il fenomeno del tecnosesso degli androidi e degli androidi da compagnia, con cui intrecciare anche delle relazioni, perché tra l'altro sono dotati di app e quindi puoi programmare il carattere del robot, dell'androide, e puoi avere per esempio la donna tra virgolette robot, o anche il maschio robot più dolce, più invece più aggressivo, e tutto il resto te lo programmi tu in base alle indicazioni di un'app. Quindi capisci che noi è un po' come se fossimo in mezzo tra queste due derive, tra la Silicon Valley e l'Estremo Oriente. Sì, ci sono dei film, peraltro, anche del passato, che vogliono richiamare appunto la questione dei robot in casa, che magari possono diventare anche persone, cioè umanizzati, al punto da diventare anche partner, no? Oppure, come dicevi tu, badanti. Ora, al di là del fatto che legalmente questa cosa nel nostro paese, no, come quella del matrimonio,
dovrebbe avere, non so, una sua normativa a parte per essere legalizzata. Però sicuramente la questione del tecnosesso è una cosa particolare, ancor più del matrimonio, perché il matrimonio comunque alla fine resta un atto, diciamo così, puramente ideologico, mentre il tecnosesso implica che ci sia un coinvolgimento emotivo e fisico. Vabbè, tu pensa che comunque, cioè, esistono quelle bambole per il sesso, tra l'altro orribili, esistono da tantissimi anni, semplicemente gli androidi hanno sostituito e sono diventati, insomma, un pochino più meno artefatti, ecco, paradossalmente rimanendo sempre nel campo di bambole e di ferraglia, hanno aperto anche in Europa, in Russia, avevano aperto quelle specie di bordelli dove c'erano queste bambole robot, ne avevano aperto uno anche a Torino, poi l'avevano subito chiuso, però mi ricordo che ad esempio quando l'avevano aperto a Torino c'era la fila delle persone, anche ad esempio delle coppie che volevano provare, insomma, l'esperienza di avere un'avventura con una, insomma, con un robot, con queste bambole in ovviamente poi rivestite di silicone, però evidentemente sempre bambole sono. Il tecnosesso però ha anche tutta una sua, diciamo, tutta una sua parte anche nella realtà virtuale, ed è probabilmente, diciamo, l'elemento che prenderà più piede nel futuro, perché man mano che la realtà aumentata e la realtà virtuale, soprattutto i sensori, riusciranno non soltanto a replicare la realtà, ma addirittura, quindi a riprodurla, ma addirittura a migliorarla, anche il sesso potrà in qualche modo pian piano, il sesso virtuale, soppiantare quello, diciamo, quello reale, soprattutto per quelle persone che magari faticano a trovare un compagno. Già adesso molte relazioni avvengono tramite i social, tramite app di appuntamenti e comunque facendo, diciamo, utilizzando e sfruttando gli apparati tecnologici. Ci sono tutta una serie di studi che vanno avanti da diversi anni su quello che potrà essere l'impatto della realtà virtuale a scapito di quella reale. Tu parlavi giustamente di Second Life, molte persone si sono già create appunto i vari avatar, e un po' come diversi film distopici, così come, insomma, diversi racconti o romanzi hanno anticipato la realtà, c'è il rischio che si arrivi, insomma, verso queste derive. Se noi pensiamo anche soltanto al mondo dei robot di Krypton, che poi è stato ripreso dalla serie TV Westworld, in cui si immaginava questo parco a tema dove ci sono questi robot che vengono anche utilizzati per il sesso, comunque per il divertimento, si potrà andare verso delle derive più, appunto, legate alla realtà virtuale, stile tagliaerbe, tipo rivelazioni sempre di Crichton, no? e via discorrendo. E anche in questo caso, come in tutti gli argomenti che ruotano attorno al transumanesimo e al postumanesimo, non se ne parla, non c'è un dibattito pubblico, e quindi la bioetica latita, e comunque l'etica latita totalmente, non vengono messi dei paletti, e come dicevi giustamente anche tu, non c'è una normativa, se non addirittura diciamo gli estimatori, sostenitori di questo tipo di derive transumane invece da anni si incontrano, organizzano convegni per addirittura proporre che possano essere non soltanto legalizzati i matrimoni tra esseri umani e robot, ma che addirittura in futuro ci possano essere degli accoppiamenti, sviluppare la possibilità di creare dei figli tra, non mi chiedere in che modo, utilizzando il DNA umano con quello, cioè delle robe che tu diresti, ma in questo caso sono completamente piazzi, però intanto organizzano i convegni per, insomma, portare avanti tutta una serie di aspettative postumane. Ma guarda, il primo seme di pazzia secondo me è nel fatto di avere un riconoscimento di una macchina che ti consente di essere esattamente così come sei, senza cercare di migliorarti neanche un po', senza cercare di stabilire una relazione così come faresti con una persona reale. Cioè, quindi una macchina ti asseconderà sempre, ti dirà sempre di sì e ti sopporterà, insomma, tuo malgrado, no? E qualsiasi tuo difetto tu abbia, questo è un po' anche. Ma
poi secondo me, guarda, cioè, quando è che un essere umano interagisce con degli oggetti inanimati? Quando è piccolo, quando è bambino e quindi sì, ha la bambola, ha il peluscino e tutto il resto, no? Però ovviamente proietta su questi oggetti la propria immaginazione, immaginando e fantasticando su tutta una serie di avventure, quindi in qualche modo li anima attraverso la propria immaginazione. Il fatto che però crescendo gli adulti continuino a essere attaccati a questo tipo di feticci e addirittura a immaginare di avere delle relazioni sentimentali, non soltanto sociali, con degli esseri inanimati che, come dicevi tu, automaticamente diranno sempre sì, perché addirittura se li programmano loro, quindi se la suonano e se la cantano, è una forma di soliloquio, per cui vi è semplicemente un monologo, le persone saranno sempre più sole e invece probabilmente si illuderanno di essere invece in compagnia, ma saranno in compagnia del nulla assoluto, se non di pezzi di ferraglia, per quanto possano essere tecnologicamente avanzati, come se io mi sposassi con la mia macchinetta del caffè, perché io adoro il caffè e quindi automaticamente ho sviluppato una forma di passione e di amore atavico. E evidentemente ci sono dei problemi, ma abbiamo anche visto come negli ultimi anni, seguendo la finestra di Overton, tutti, non soltanto i tabù, ma tutta una serie di follie, di deliri sono stati assecondati e addirittura pian piano vengono normati, vengono letteralmente assecondati dal potere, perché evidentemente diventano delle forme anche di distrazione per le masse, che quindi hanno il loro soma, ricordando un po' la distopia di Huxley. Non c'è più bisogno di avere una droga, una pillola da ingerire, ma hai in qualche modo il tuo paradiso artificiale e hai le tue distrazioni. Nel momento in cui tu sei distratto e rimani sempre connesso in questo tipo di paradisi artificiali, poi non ti stai a concentrare su quello che è realmente importante, soprattutto non darai fastidio ai governanti. Perfetto, anche oggi c'è stata una riflessione estremamente significativa. Grazie ad Enrica Perucchietti per essere stata con me e alla prossima settimana. Ciao. Grazie a te, grazie a te. Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.